Siamo in diretta dalla redazione di Milano News, ricominciamo come sempre, nuova edizione di Municipio X, oggi una nuova ospite, adesso la invitiamo così parliamo direttamente con lei. Eccola! Sì. Ciao, mi Allora, sento. ciao cara Marta, allora sicuramente ci senti, ora ci siamo. Siamo una redazione oggi molto ricca, molto piena, avere un venerdì insolito, particolare, ci prepariamo per questo weekend un po' scoppiettante anche noi. E allora adesso vi presentiamo Marta che già conoscete sicuramente, lei è Marta Nicolazzi, consigliera al Municipio 1, però per me è anche un'amica e consigliera su temi specifici, cioè sei la persona che mi dà sempre spunti molto interessanti, è per questo che secondo me oggi ha senso che diamo una visione un po' di insieme su quello che noi a cappello chiamiamo la situazione femminile. Perché tu per me sei un punto di riferimento, la persona a cui faccio domande, le cui informazioni mi interessano sempre tanto e credo che anche per chi ci guarda, per i ragazzi che ci seguono, possa essere interessante avere un po' un tuo punto di vista e qualche approfondimento magari anche in vista di domenica. Intanto come stai? No, sto bene, sono semplicemente imbarazzatissima perché mi lusinghi sempre, anche a porte chiuse, quando mi fai complimenti poi mi imbarazzo. Adesso Quindi, così grazie. vedrai perché dicono che sono abbastanza di parte. Effettivamente, allora qui sono momenti di informazione, quindi è giusto che in questo caso io per la redazione selezioni le persone che secondo me danno un valore aggiunto. Quindi perché nasconderselo? Quindi sono contenta di averti qua. E tra l'altro oggi una bella notizia da parte tua, giusto? La possiamo dare. Bella, va bene. Allora, Marta ha passato una roba che in Italia sembra astrusa. Il dottorato, è stata ammessa al dottorato in sociologia, giusto? Detto male. Sì, E allora giusto. capirete ancora di più, diamo credito alla tua formazione e capite anche perché lei è molto sul pezzo, la diciamo così. Iniziano ad Sì, arrivare no, tra l'altro sì, follower. dottorato in sociologia e con comunque una tematica di genere, quindi siamo lì, sempre sul Allora, pezzo. Tu stai bene, io invece? sto molto bene e Io sono curiosa un po' di questo weekend. Ci riaggiorniamo poi lunedì. Oggi c'è stato sono lo disperata già. sciopero. Ma poi dai, oggi i ragazzi di tutte le città sono mobilitate, sciopero per il clima, Fridays for Future, ma non Sì, solo, sono tantissime passata prima. associazioni. E quindi, insomma, Sono passata prima in un weekend regione bello e poi pieno. stasera, tra l'altro, c'è un altro sciopero a Milano Sì, per chi lavora, c'è lo sciopero del esatto. clima per gli adulti, quindi non Perché mancate. la cara Comparelli, che condividiamo come conoscenza, ce lo ricorda, a Milano attivi anche la sera, perché così permettiamo a tutti, non solo studenti, ma anche lavoratori, di partecipare. Perché comunque l'azione per il cambiamento climatico vuole tutti, soprattutto i lavoratori, perché adesso facciamo questa parentesi, la crisi è una crisi sociale. E mettiamo il punto, perché sennò oggi andiamo avanti su tutto. Allora, Marti, io ti direi, visto che tu Basta, per me sei l'esperta iniziamo. oggi, una giusta scaletta, noi trattiamo la situazione femminile, lasciate la parola, però poi ci concentriamo sul Municipio 1, perché appunto è dove tu lavori come consigliera, quindi ci racconti un po' cosa sta succedendo, okay, cosa succede in città, quindi diamo una spiegazione legata al territorio. Però perché è Sì. importante parlare di noi donne? Ok, wow, Proprio la prendi la tocchi piano. piano. Perché è importante parlare di noi donne? Intanto, vabbè, perché siamo la metà della popolazione e sistematicamente in Italia, anzi, un pelo più della popolazione maschile, e sistematicamente noi donne, e poi una serie anche di altre categorie, subiamo discriminazioni, le più svariate su più livelli. E in queste elezioni è interessante parlare di donne perché è inutile nascondersi dietro un dito. Lunedì probabilmente ci sveglieremo e avremo la prima donna premier, ma basta avere una donna premier per fare gli interessi delle donne? Assolutamente no. È la solita solfa della donna a caso, purché sia una donna, prendiamo una donna e diciamo, non è un.
tutti i programmi, il programma della coalizione di destra e anche i loro programmi singoli non fanno assolutamente gli interessi delle donne, come anche molti programmi, ahimè, della sinistra, della coalizione del centro-sinistra, per quanto poi vada un po' di moda, se vogliamo parlare delle donne, degli interessi delle donne, dei diritti delle donne, cioè è diventato un po' una condizione sine qua non da avere all'interno della politica. Scusa, c'è il cane che sta facendo il monello dietro lo schermo. Possiamo invitare anche lui. Di sicuro avrebbe qualcosa da dire. Decisamente hai toccato un primo punto molto interessante, cioè l'essere donna non vuol dire essere preparata. Ed è per questo che tra l'altro ci sono degli esperti che studiano, no? Tra cui sociologia, studi di genere, per dire. Perché è importante valutare le situazioni sotto tanti punti di vista, ok? Per avere una prospettiva e quindi capire quali sono le necessità adeguate al tempo che stiamo vivendo. Questo direi che è il primo punto cruciale. E tra l'altro assolutamente. Hai detto una cosa importante, hai detto, ok, parlare di donne, situazione femminile, parità di genere oggi sembrano quasi una moda. Ne parlo perché devo Sì, parlare, no, però. Perché alla fine. No, dicevo, come Sì, ne non c'è un parlano? programma. Esatto, è quello la differenza, il discrimine e l'aspetto problematico, nel senso che ad oggi noi non abbiamo, cioè tutti i programmi elettorali parlano di donne. Però diciamo che la figura femminile al 99,9% viene assimilata e rinchiusa all'interno dei parametri familiari e della maternità. Non era un revival del 94, ma Berlusconi propone alle donne un anticipo sulla loro pensione, le donne madri, no? E quindi io magari faccio un figlio oggi perché tra 40 anni vado in pensione 3 anni prima, no? E le donne non madri si possono attaccare perché non adempiono alla funzione sociale che secondo, in questo caso, il partito di Forza Italia, ma tanti altri partiti, la donna dovrebbe avere, ovvero quello del portare avanti la nazione perché generatrice di vite e quindi contenitrice della nazione in potenza. Detto proprio in termini poi nazionalistici. Ecco, io colgo solo l'occasione per dire che chi ci sta seguendo, qualora avesse delle osservazioni, delle riflessioni, è una diretta appositamente, perché siamo aperti al confronto. Noi stiamo cercando di toccare dei punti prima di arrivare poi su Milano, ok? Però perché è giusto fare un po' di informazione e contestualizzazione. Stavo mangiando lo zoccolino. Scusate, Anche lui. ho un cucciolo a casa che non aiuta. Quindi abbiamo, questo è un esempio, però comunque anche all'interno del programma della coalizione di destra poi si parla appunto di tutela del lavoro delle giovani madri, si parla della decontribuzione per il lavoro femminile, incentivi all'imprenditoria femminile, quindi o si parla comunque, c'è molto e la conciliazione lavoro-famiglia, quindi c'è un fortissimo accento sulla funzione sociale della donna in quanto appunto generatrice di una nazione, no? E madre. E poi il fatto che, ah sì, però allora comunque adesso siamo nel XXI secolo, comunque siamo nella modernità, la donna deve lavorare, il capitalismo ce lo impone, quindi parliamo anche di lavoro, perché il lavoro è emancipazione. E queste sono le uniche due cose che vengono trattate nella coalizione di destra. Dopodiché, anche all'interno poi del Partito Democratico rimane un po' una lente di questo tipo, però si iniziano a citare una serie di altre cose, no? Perché appunto la funzione della donna non è legata solo all'essere una lavoratrice e ad essere una mamma. Anzi, abbiamo dei temi assolutamente caldi e importanti come la violenza di genere. Che devono essere assolutamente toccati, la parità salariale, il congedo di paternità obbligatorio che debba essere uguale a quello di maternità, sì, perché mettere sullo fondamentalmente stesso livello, cioè sì, che vuol dire e anzi ahimè forse questo, no vai, scusami scusa. che c'è stato un ritardo, continua.
Dicevi, No, 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 vai, vai, stavi toccando dimmi, dimmi. questi punti che sono fondamentali, noi lo diciamo, no? Perché poi ti farò una domanda, che appunto, secondo te, effettivamente cosa ancora manca dall'occhio di una persona che ha avuto modo sì di fare politica, ma anche di approfondire i suoi di genere? Cosa manca, ok, a queste elezioni? Cosa manca alla nostra società ancora? Non dico l'utopia, ma qualche piccolo input per iniziare tutti noi a ragionare su quelle che sono delle differenze che non dovrebbero essere tali, perché effettivamente tu ci ricordavi, il ruolo della donna non è solo quello della madre. L'uguaglianza tra i generi si garantisce permettendo a tutti di poter lavorare, di poter garantire la propria salute, questo rientra anche nelle convenzioni di maternità, ma anche di aborto, qualora lo si scegliesse. Però effettivamente abbiamo, secondo me, queste elezioni ci hanno dato modo, sicuramente anche le generazioni più giovani comunicando sui social, hanno trovato quelli che sono i punti di difficoltà. Ok, guardiamo le lacune che sono fondamentali, però come le superiamo? Cioè, quale può essere, secondo te, un modo per avere un occhio giusto di analisi e superare queste lacune? Beh, sicuramente per me la chiave di volta è il fatto di concepire la società in generale in una maniera completamente diversa, perché poi assolutamente uomo, donna, varie categorie, non solo quelle binarie che si concepiscono e di cui si parla, che poi tra l'altro anche Grazie. questo è il problema, no? Perché parliamo solo di uomo e di donna, non esistono altre categorie. Tutti i programmi elettorali fino ad adesso praticamente sono stati svolti e la campagna elettorale sono state svolte al maschile plurale, banalmente. Quindi, nel senso, per quanto si cerchi di infilare all'interno di queste campagne la tematica dei diritti, perché appunto perché è calda, perché va di moda, però poi non c'è una caduta una concretezza nell'attuazione del voler veramente portare avanti determinate istanze. Faccio come critica generale a tutta la A un politica, sistema, non è di parte, non è culturale una poi. questione destra e sinistra. Ah, sì. Però la cosa secondo me più importante è il fatto che se si iniziasse a pensare all'essere umano come solitamente diciamo come essere che attua due cose nella vita sempre. Uno è il fatto che migra, non sta fermo, e l'altro è il fatto che si prende cura dell'altro, dell'altra, dell'altro, si prende cura degli spazi, degli ambienti. Quindi se si iniziasse a ripensare la società e chi vive questa società su aspetti della cura, ma cura non come cura della casa, cura dell'ambiente domestico e quindi cura dall'accezione completamente femminile, ma come chiunque si adopera, cioè io mi prendo cura che sia dei miei animali, che sia di casa mia, che sia dei miei affetti, ma non è perché lo faccio perché sono donna, perché anche mio padre, Tori, che invece si erano prese cura di genere, la cura è alla base della nostra società, perché se no noi non saremmo animali, bensì saremmo singoli individui, loro invece siamo qua a menarcelo per, scusate il francesismo, per vivere in una società al meglio, no? Quindi insieme. Quindi la cura come qualcosa di generativo e di intrinseco dell'essere umano, e anche la migrazione, perché ovviamente non dimentichiamoci, per quanto stiamo parlando di donne, che è un'altra categoria che viene marginalizzata, discriminata anche dalla sinistra, perché adesso mi dispiace dirlo, ma bisogna fare nomi e cognomi. Le ultime dichiarazioni di Emma Bonino, dove ha detto: "Ah, ma sì, i migranti facciamoli venire a fare i lavori che gli italiani non vogliono fare", è una dichiarazione che è in un partito di No, sinistra. ma Mi sa che ti sei anzi, diciamolo, sbagliata. cioè in realtà il fare il punto vuol dire fare un'analisi, cioè mettere in luce quello che i media a volte evidenziano è semplicemente uno strumento che noi dobbiamo imparare a utilizzare positivamente, cioè non vuol dire criticare, ma farlo nel modo giusto vuol dire costruire un pensiero diverso, dare delle informazioni, cioè dare degli strumenti per capire cosa non va e dove possiamo andare modificando il nostro modo di interpretare e agire. Questo sicuramente il tuo modo di Assolutamente. proporre le informazioni la leggo così e la dobbiamo proporre così.
Sì, no, non vorrei che passasse che critico chiunque, giusto perché mi piace criticare, però No, anzi. credo che ci sia bisogno di riflettere. Poi magari la Bonino non intendeva assolutamente fare questo scivolone, ma quello che passa, il sottotesto è i migranti sono persone di serie B rispetto agli italiani. E raga, questo è un messaggio tecnicamente che fino, diciamo, storicamente noi ci ricordiamo come messaggio politico di destra. Cosa ci fa in una sinistra? Perché l'abbiamo detto quando tra l'altro in teoria si parla di jus scholae, di migranti seconda generazione, si cerca di tirare fuori questi temi, ma poi nel concreto, quando c'è il dibattito pubblico, quando dobbiamo esporci, cosa succede? Quindi. Un punto per la formazione, segniamocelo. Formarci anche sulle modalità di pensiero, che sono poi alla base di tutto. Assolutamente sì. Poi è interrogarsi, perché per carità, cioè anch'io sono la prima che a volte fa errori, sono la prima magari che non si esprime con un linguaggio inclusivo, sempre perché comunque è faticoso, perché è un esercizio di stile, perché vuol dire interrogarsi e decostruire determinate cose che magari hanno fatto parte di noi per tutta la nostra vita, no? E a volte dico anche cose problematiche e le persone me lo fanno notare. È ovvio che se si è in TV a rappresentanza di una fetta della popolazione si ha un peso e un'incisività diversa e quindi è più facile che poi ti si punti il Certo, dito in una maniera diversa rispetto certo. a quello che viene fatto magari a me. Ma allora ascolta, ti faccio questa domanda che poi è un po' il nostro ponte perché arriviamo a Milano, che è la città appunto che viviamo, su cui vogliamo anche fare informazione, formazione. Domenica andiamo a votare. Ti chiedo giusto, ascolta, due consigli, due tips molto rapide per anche chi si affaccia la prima volta al voto, no? Quindi secondo te, cosa guardiamo? Adesso abbiamo parlato di donne, ma non ci rivolgiamo solo alle donne, non ci rivolgiamo solo alle giovani donne, ma due punti che potresti consigliare prima di votare, oltre a leggere tutti i programmi, però so già che non tutti li avranno letti e scandagliati come si deve. No, Qualcosa che per te non deve mancare. assolutamente. Allora, il fatto è leggere tutti i programmi, io non smetterò mai di dirlo, lo so che la gente non lo fa, ma proprio questo è il problema, cioè tipo il 7% dell'elettorato legge i Sì, programmi. E allora su cosa votate? Sulla base della simpatia? Non sulla lo presenza so, nei possiamo meme sui scegliere. social, perché sul caso Esatto, diventa possiamo scegliere, difficile. possiamo. No, quindi se non ci avete, sbatti. E dovreste avercelo però, di leggervi i programmi. Ci sono fior e fior di pagine e persone che hanno avuto la voglia e l'attenzione di riassumere questi programmi e credo sia importante andare a ripescarli. Quindi, adesso cito un po' di profili, tipo da forse Factanza sul mio profilo, tra l'altro, non per farmi Beh, autopubblicità, ma noi proprio torniamo su riassunto Milano, un però po' di cose. voi Sì. ragazzi in questo caso avete, i più giovani hanno molto lavorato in questo senso, cioè avete fatto comunque dal vostro punto di vista del lavoro di informazione, cioè condividendo Sì. i link diretti ai programmi ma anche di riassunto e tu sei tra questi, quindi. Sì, quindi ho il mio profilo, poi invece su Roma c'è Federica Federippi, però sì, si riescono a trovare comunque nell'Instagram un sacco di riassunti, quindi almeno quelli guardateveli e ponetevi delle domande e seguite quello che vi ispira di più. Quella E secondo me è buona la cosa più fortuna, importante. Sì. buona fortuna. E ci riparliamo noi No, quando ma sappiamo come soprattutto secondo muoverci. me il sottotitolo è andate a votare, per favore, cioè andate a votare. Perché secondo me ci saranno molte poche persone che andranno a votare. E lo Veramente lo capisco, scopriremo. Sì. ma Però non si. insomma, abbiamo cercato di dare qualche punto di vista un po' più approfondito su questo fronte, anche di quello che può essere il programma elettorale, però arriviamo a Milano, perché i nostri tempi sono sempre un po' più ristretti, però voglio la tua. Cioè, Milano cosa sta facendo nel concreto? Perché, anzi, questo secondo me ci aiuta a capire cosa vuol dire la politica. La politica non è astratta. La politica serve a fare cose concrete, dal piccolo al più grande. Su Milano cosa stiamo facendo? Municipio 1. Allora, in Municipio 1 nello specifico sono appena partiti due servizi secondo me importantissimi. Uno è il corso di italiano gratuito per le donne ucraine.
che sono arrivate adesso per via della guerra e si trova in uno dei nostri CAM. Un altro progetto che è partito nei nostri CAM, di cui credo avessimo parlato quando abbiamo fatto la diretta in studio, è l'ospedale psicologico di quartiere, che è una cosa che come Giovani Democratici di Milano stiamo portando avanti in più municipi. Ogni municipio in risposta al suo territorio lo sta attuando in maniera abbastanza diversa, perché ovviamente ogni municipio è diverso e le esigenze di ogni municipio sono differenti. Nel nostro caso c'era già, perché come avevo raccontato prima, è un'eredità della precedente amministrazione, però non funzionava benissimo per questioni di orari e l'abbiamo spostato al pomeriggio, doppiato su due CAM con due diverse associazioni, in modo tale anche da vedere, no, come cosa funziona meglio e che si possano arricchire l'une con le altre, cioè l'una con l'altra, e confrontare. E il target principale in teoria sono i giovani, perché comunque sono stati loro più vittime di questa pandemia, del lockdown, diciamo, di questa reclusione sociale che abbiamo vissuto, però è aperto a chiunque. Faremo molta più, cioè viene fatta molta più informazione all'interno delle scuole di questo servizio, però chiunque avesse bisogno, CAM Gabelle, CAM Garibaldi, guardate i programmi, così ci sono le giornate e gli orari esatti, ma trovate questi presidi territoriali che sono importantissimi. E poi io sto portando avanti il progetto, vedremo se ce la faremo, dell'attuazione del Centro Milano Donna in Municipio 1, perché i Centri Milano Donna sono nati nella precedente amministrazione e esistono in tutti i municipi, tranne che nell'uno. Diciamo che una cosa che è stata analizzata e notata dalla delegata del sindaco per opportunità, l'attuada, è stato il fatto che ogni Centro Milano Donna della città assume tantissimi cappelli e tutti diversi tra loro e anche diversi tra i territori, no? Quindi è molto Certo. difficile, se vogliamo, inquadrare che cos'è un Centro Milano Donna, cosa fa, perché in un territorio magari è molto più una sorta di sostituzione di un CAV, quindi centro antiviolenza, in altri posti ti tieni i bambini, in altri posti fa qualsiasi cosa. Quindi, siccome è problematico anche non sapere dire che servizio eroga una determinata cosa e perché tu ci dovresti andare, per aumentare sia l'utilità e l'affluenza a questo servizio, si sta cercando di trovare una sorta di, diciamo, fil rouge tra i vari centri Milano Donna, sempre mantenendo ovviamente delle differenze che sono quelle dettate poi dal territorio, cioè non dobbiamo Certo. dimenticarci della peculiarità del singolo posto. E diciamo che dal momento in cui per noi sarebbe una cosa da fare ex novo, ci siamo un po' prefissati di posizionarci come sorta di progetto pilota nel cercare di trovare questo filo rosso e questa connessione e sinergia anche tra i vari centri Milano Donna. Al momento però siamo ancora fermi al fatto che ho scritto un ODG per il reperimento spazi, è stato deliberato, è andato al demanio e quindi stiamo aspettando il demanio che ci dia uno spazio. Una volta che avremo uno spazio vi farò Andiamo sapere avanti, esatto. cosa inizieremo a fare. Però è molto bello, nel senso che quando tu parli di filo conduttore tra le varie realtà, ecco, io continuo a tornare su questo messaggio, però questo vuol dire amministrare, cioè vuol dire conoscere il tuo territorio, cercare di conoscere le persone che lo abitano, che forse è anche un po' più difficile, ma attraverso il dialogo, il confronto si può fare e trovare quella che può essere la vera soluzione attuativa utile a dare un servizio che poi abbia un riscontro positivo. E mi piace sempre molto sentire te in questo caso, però raccontare di questi progetti che uno porta avanti per passione e poi per competenza e vedere un po' come si evolverà. Sì, Quindi speriamo, aspettiamo, speriamo. Sì, incrociamo diciamo le che dita. l'idea sarebbe di cercare di trovare un posto, cioè di creare un posto che prenda in carico, cioè dove la donna arriva perché ha una serie di bisogni e che all'interno del Centro Milano Donna ci sia un servizio di presa in carico, di questi bisogni, ma non in termini di
Allora, mi serve un lavoro, te lo trovo io, ma mi serve un lavoro piuttosto che ho bisogno di determinato supporto in XYZ, il centro Milano Donna è quel posto che riesce a dirigerti agli altri servizi sul territorio. Perché un'altra Certo. cosa che si riscontra moltissimo è che spesso e volentieri non si è a parte che gli stessi servizi sul territorio non sono a conoscenza degli altri servizi, no? Ma questo soprattutto anche all'interno della rete antiviolenza di tutto il Comune di Milano, anche se cioè, quando finisce un problema ne inizia un altro, quindi c'è una necessità di collaborazione tra enti e servizi, molto spesso è difficile perché non si sa né dove inizia uno né dove finisce l'altro, quindi quella linea è abbastanza complessa a livello anche magari burocratico, e Certo. dall'altro lato c'è proprio una mancanza di conoscenze. Infatti Diana De Marchi ha spesso cercato di portare insieme le associazioni attraverso degli incontri, scusate, attraverso degli incontri per far dialogare le associazioni. Sì, bisogna lavorare sulla comunicazione perché fare si fa. Si può anche fare meglio, infatti ci si adopera per farlo, però bisogna comunicare, comunicare della possibilità di capire dove si possono trovare i servizi. Ma questo è il Zatarino che ci dice che è ora di chiudere questa diretta. Eccolo a tutti, benvenuto, Stava dottore, mangi- mi anche sono lei. dovuta, mi sono dovuta alzare perché stava mangiando una sedia. Bravissimi, bravissimi. Ebbene, adolescenza comunque impegnativa, eh? Che La bella cosa metà la non maternità, eh. Altro che un 3 anni di pensione anticipata, No, avere cura del prossimo, cara Marta, anche avere cura del nostro Zatarino, caro. Esatto, vabbè, eccoci Allora, qua. io direi che ci ha dato il via, dobbiamo salutarci, però ti ringrazio perché abbiamo fatto una presentazione generale che può essere utile per avere qualche approfondimento. Il filo conduttore nel nostro caso, secondo me, è capire qual è la ricaduta della politica sulla vostra quotidianità. Noi lo facciamo nello specifico su Milano, questa volta sul Municipio 1, ma con un occhio della mia amica, per me anche esperta Marta, che ci dà un po' un'idea generale, quindi non solo del territorio Municipio 1 in particolare. E noi restiamo, usciamo con l'articolo, restiamo sul sito con la diretta salvata che poi uscirà come puntata e quindi le possibilità ve le abbiamo date tutte. E noi ci vediamo la prossima volta e mi aggiorni come procede. Assolutamente, e voi andate a votare. Andiamo tutti a votare. Grazie Marta. Ti Niente, grazie a saluto. te. Buone Ciao. elezioni in questo caso. Alla prossima. Ciao Ciao. Alla Marta. prossima. Ciao.